Grazie a tutti, buongiorno. Vi chiedo un piccolo sforzo ulteriore, insomma, siamo quasi alla fine di questa giornata densa, densa di contenuti, veramente. Io sapevo di dover moderare un dibattito, quindi volontariamente non ho preparato niente, però mi trovo con due pagine intere di fogli scarabocchiati per delle suggestioni che volevo lanciare. Alla fine, ovviamente, anche per una questione di tempo, mi limiterò veramente a dire forse cose che sono state un po' sono trasversali a quello che si è detto e che mi hanno particolarmente colpito. Parto proprio dall'analisi dei risultati fatti su questa somministrazione test sul benessere organizzativo. Una cosa che mi ha colpito molto, non so se anche a voi ha sortito lo stesso effetto, è stato quello di vedere delle percentuali molto diverse in relazione alle qualifiche, e in particolar modo la qualifica di tecnologo e ricercatore. Abbiamo visto degli sbalzi a volte, delle percentuali, come se stessimo andando a toccare un nervo, no? Come se un chirurgo va a toccare un nervo e si alza il braccio. Io questo lo attribuisco a un momento anche contrattuale che sta vivendo, un momento molto lungo. Noi abbiamo un'intera categoria di lavoratori, che sono i tecnologi e i ricercatori, che sicuramente vivono oggi più che mai un grossissimo disagio. Un disagio che è quello di essere per certi versi parificati a tutti gli altri pubblici dipendenti, però vengono considerati un po' meno per certi versi, un po' più per altri versi, e quindi questo è anche lo scontro della percepita retribuzione inadeguata per quello che fanno. Cioè, c'è veramente in questo momento una grossissima difficoltà a far capire, ovviamente, da un lato l'importanza di questi soggetti del comparto. Il presidente in apertura parlava della relazione fatta la settimana scorsa proprio alla Commissione Settima del Senato. Io ho avuto l'onore e oltre il piacere di accompagnarlo e ho voluto anche in quella circostanza sottolineare questo aspetto. Cioè, noi oggi ci troviamo, per esempio, a non avere in tutti gli enti di ricerca dal 2011 un contratto chiuso sul salario accessorio. Attenzione, questo può sembrare che stiamo sviando, ma non stiamo sviando, ora ci rientriamo, perché voglio andare alla motivazione. La motivazione è perché oggi viene chiesto, per esempio, la distribuzione da parte di Funzione Pubblica e Tesoro, viene chiesta che la distribuzione dell'indennità organizzativa speciale avvenga su base meritocratica, su base di una valutazione. E qui ci riallacciamo al concetto di valutazione che per me nasce male purtroppo in questo paese e dirò perché. E quindi capite bene che quando mi chiedete di distribuire su base valutativa un'indennità che dovrebbe avere finalità di carattere, perché entrano un esplosivo, e mi ricollego al discorso di ciò della valutazione. La valutazione personale dobbiamo entrare tutti nell'ottica che deve rappresentare un momento di crescita per qualsiasi pubblico dipendente. Purtroppo nel nostro paese la valutazione personale nasce strettamente collegata alla premialità. Cioè, negli altri paesi, in primis l'America, che sicuramente è chi di valutazione ne ha fatto un must, come entri, dopo 6 mesi già sei valutato, ma sei valutato non in maniera benevola, in maniera di dire sì, dai, tutto sommato, in maniera molto rigida. Anzi, l'ultima domanda generalmente del questionario è: riassumeresti questo dipendente? E la maggior parte delle risposte a questa domanda sono no, non lo riassumerei. Ma non è che il dipendente nel caso di specie si sente mortificato. Il dipendente gli viene indicato quali sono gli aspetti su cui lavorare di più. E questo qua, ripeto, prima suggestione che volevo lanciare. Sulla formazione, sempre rilanciandomi a ricercatori e tecnologi, in queste slide ho colto una contraddizione. Da un lato vediamo che tutti quanti, la maggior parte, c'è un 5,1 mi sembra il punteggio, della autovalutazione dei dipendenti è molto alta, cioè nel senso se tu in grado hai tu le competenze per svolgere, sì, tutti quanti sì, altissimo. Poi dice però non c'ho formazione. Allora no. Allora, mettiamoci d'accordo perché probabilmente se io trovassi un livello forse non ancora adeguato, allora magari
dovrei chiedere più formazione. Poi è ovvio che il tema della formazione, io capisco bene che c'è questa forte criticità ancora una volta sollevata da ricercatori tecnologici che hanno una formazione che costa anche di più, perché è una formazione molto più tecnica a volte. Purtroppo qua abbiamo dei temi che l'istituto non può gestire, che sono quelli della spesa per formazione, che sappiamo che ormai si è attestata da anni al 50% della spesa del 2009, quindi capisco bene che c'è questa sensibilità sul fatto che si vorrebbe più formazione, anche se per esempio però bisogna dire che quantomeno per la porzione dei dirigenti, proprio quest'anno si sta facendo un ottimo lavoro di formazione. Proprio si è conclusa la settimana scorsa un ciclo che tra l'altro prevedeva anche il tema della leadership al suo interno, che tutti i dirigenti unanimemente hanno considerato molto positivo, perché anche capire come migliorare nel rapporto con i dipendenti è fondamentale per la crescita e per dare risposta a molte di quelle criticità che proprio questo questionario sul benessere organizzativo ha evidenziato. Sempre nell'ottica futura di cosa si potrebbe migliorare in questo questionario, per esempio mi ha colpito il fatto che dice non vi è equità nelle valutazioni. Benissimo, qua bisognerebbe aprire una grande finestra, perché intanto recupero quello che dicevo prima, dobbiamo entrare nell'ottica che vi deve essere una valutazione che non è della persona, perché tante volte noi quando facciamo le valutazioni pensiamo che stiamo valutando la persona e quindi magari si vedono tutti i punteggi massimi. No, noi stiamo valutando il dipendente come funziona. Altro evento, sempre in questo discorso dell'equità nelle valutazioni, nelle progressioni, ora non mi ricordo com'era proprio il titolo di quella domanda, mi verrebbe da dire, perché dice ecco, i criteri sono meritocratici? No. Benissimo, là mi piacerebbe lasciare un campo vuoto e dire secondo te quali sono i criteri che sono stati utilizzati? Anche perché se insomma se c'è un elemento, e qui mi riaggancio a quanto diceva il collega dell'ANAC, che può andare anche a confinare col tema dell'anticorruzione, se ci sono altri criteri che hanno ispirato la valutazione del soggetto, bene, iniziamo a chiamarli col loro nome. Vediamo quali sono, vediamo poi, sai, inizia a esserci un dato statistico che dice che il 60% viene utilizzato, non so, il criterio della simpatia, faccio per dire, allora dice, beh, allora forse qua paga essere simpatici, no? Però capiamo, iniziamo a capire quali sono questi altri criteri, perché benissimo, il criterio del merito non è un criterio che viene utilizzato e purtroppo, aggiungo, non è un problema solo di ISPRA, ma è un problema probabilmente della pubblica amministrazione intera. Però vediamo quali sono allora i criteri che vengono utilizzati. Io qui ci sarebbe... c'è questa qua, infatti io ho detto, io sto lanciando delle provocazioni, ma è bene scrivere, diamogli il nome, io lo so dentro di me spesso e volentieri quali sono, però mi piacerebbe che uscissero anche fuori da un questionario anonimo, da parte di tutto il personale, 900 persone che mi dicono il criterio è questo, e allora forse lì, sia come anticorruzione, sia come direzione, vertici, forse si potrebbe iniziare a ragionare in maniera diversa. Poi io veramente qua ne avrei proprio tante di cose che mi sono segnato. Passiamo al tema della circolarità delle informazioni. Sicuramente questo è un problema, anche se poi, dopo aver sentito il Presidente, mi viene da dire, ma circolarità di cosa? Perché non degli obiettivi, perché stesso oggi il Presidente, ma il Presidente lo fa in ogni occasione pubblica, in ogni audizione, noi abbiamo tra Presidente e Direttore, siamo veramente i vertici più presenti nel Parlamento, secondo me. Quindi tutto si può dire, meno che non ci sia un'indicazione di obiettivi, che quelli che devono essere comunicati. Poi sì, la singola comunicazione del singolo atto, questo sicuramente il mio dipartimento ha autostrade da percorrere ancora, non lo metto in dubbio, però non penso che quello sia il problema dell'istituto. Allora forse bisogna anche farsi parte attiva a interpretare alcune visioni che vengono lanciate, perché quello è importante, avere la visione prospettica. E, mi viene di fare l'esempio
del trasferimento che facemmo qui in questa sede, all'epoca ci fu contestato che non era stato comunicato, perché formalmente non c'era stato, ma questo mi viene contestato un anno e mezzo prima del trasferimento, formalmente non c'era stato l'atto che diceva si avvisa il personale che nel 2012, allora non è questa l'autorizzazione che manca, la comunicazione che manca, perché se i fatti concludenti sono monodirezionali, il messaggio arriva. Il problema è quando i fatti concludenti non sono monodirezionali, allora quando si va un po' di là, poi si gira di là, poi si gira, e questo lo capisco, questo è un tema, ma sulle grosse materie mi sembra che, ripeto, a partire da quello che ha detto oggi il Presidente, ci sia una chiarezza di visione. Quindi insomma su questo probabilmente, poi è ovvio che la gerarchia, per così dire, della comunicazione può essere scandita fino ad arrivare al contatto con il singolo dipendente, che io personalmente sono 4 anni che faccio il capo del personale e dalla prima settimana io ho istituito un giorno in cui ricevo il personale, e quello vi assicuro che è un momento per me di comunicazione, perché tante volte questi incontri che ho sono incontri per chiarimenti, cioè persone che mi chiedono ma è vero che è successo questo? Tra l'altro questo l'ho inserito anche come una delle misure nel piano triennale della prevenzione della corruzione. Noi abbiamo istituito una settimana mensile rivolta anche all'esterno, quindi chi volesse dall'esterno potrebbe venire comunque chiedere di parlare, in quel caso con il cappello dell'anticorruzione, quindi anche un esterno, che, e questo ovviamente è un'indicazione che abbiamo messo sul sito e che va poi nel solco di quella consigliere per l'ascolto di cui ha parlato la rappresentante del CUG, che mi auguro che possa essere anzi attivata quanto prima, quantomeno anche per diminuire il flusso di persone, che indubbiamente è un'esigenza che si avverte e che c'è. Poi ecco, sempre rimanendo sul discorso degli obiettivi, io sono sicuro che il senso di appartenenza dei dipendenti, che comunque è abbastanza alto, abbiamo visto alto, e sicuramente viene rafforzato quando viene colto un obiettivo importante, anche se l'obiettivo è stato osteggiato. E mi riallaccio al discorso del trasferimento qua, ma potrei dire anche l'unificazione dei laboratori a Castelromano. Io coordino il gruppo dei referenti dei laboratori, no? Ho voluto farlo io perché, proprio per dare un senso, perché forse avevo anche la possibilità di fare di più in quella fase in cui sono stati realizzati i laboratori per risolvere una serie di problemi. Bene, io a diciamo 6 mesi da trasferimento completato dai colleghi che venivano da Casalotti a Castelromano, ho trovato un senso di appartenenza cresciuto in maniera esponenziale, cioè io lo sto vedendo crescere e diciamo in maniera rigogliosa l'orgoglio di far parte di quei laboratori, che non sono più laboratori ex APAT, ex ICRAM, ex NFS, no, perché continuano a stare a Bologna, però per esempio anche quelli di Bologna, di Chioggia, li abbiamo coinvolti in questo gruppo che è unitario, che è praticamente vuole essere, poi io l'ho detto pure l'altro giorno ai colleghi, forse fra 10 anni ancora staremo a parlare di problemi che dovranno essere risolti, perché i problemi non si risolveranno mai tutti, però insomma il senso di appartenenza è fatto anche di risultati concreti, e qui mi chiudo, qui mi fermo, e anzi lascio a voi eventuali osservazioni o contestazioni anche a quello che ho detto. E il discorso, per esempio, che facevamo qui della sede, dicevo, riandamento osteggiato, quando però poi uno legge gli atti della Corte dei Conti e vede che la Corte dei Conti plaude a quanto fatto dall'ISPRA e la prende a esempio come amministrazione che, e questo è bello leggere in quella nota delle sezioni unite, che aveva perfettamente cognizione di quello che stava facendo, e siamo una delle poche amministrazioni per le quali la Corte dei Conti ha utilizzato questa locuzione, cioè a tutte le altre amministrazioni, la maggior parte delle altre amministrazioni rimprovera di non sapere cosa stanno facendo, di non avere una strategia, e qui entreremo anche in quelle che sono le logiche decisionali, cioè noi abbiamo seguito quella che gli studiosi chiamano un approccio razionale, no, alla decisione, cioè abbiamo detto cosa c'è da fare, ci siamo dati un tempo,
per farlo abbiamo fatto nel modo che noi riteniamo migliore, poi sicuramente ce ne saranno stati tanti altri, però l'abbiamo condotto a termine. Purtroppo, spesso e volentieri, come dimostra appunto l'esperienza delle altre amministrazioni, viene fatto quello che si può fare con logiche incrementali, con logiche del cestino dei rifiuti. L'altro giorno ne parlavo con il collega Steri, che è una logica molto diffusa con cui si vanno a fare decisioni, cioè soluzioni e problemi che a un certo punto si incontrano e danno impasto perché si trova il momento politico per tirare fuori una soluzione. Va bene, io qua mi fermo.